Buonasera, questa è la faccia di una donna provata che è tipo appena andata al lavoro e deve assolutamente fare questo video dei preferiti senza tagli, per cui tutto filato, perché sono tipo in ritardissimo e chiedo scusa alla mia viperina, questa volta è colpa mia, lo ammetto. Mia, soltanto mia, assolutamente mia, potete insultarmi. Tra l'altro siamo al 10 novembre, faccio in tempo a fare i preferiti di ottobre, invece questo qui è il preferito di ottobre, facendo tempo a fare i preferiti di novembre. Cosa sto dicendo? Non lo so, sto divagando. Allora, partiamo subito parlando dei preferiti del mese, sempre in collaborazione con la Viperina. Stavamo pensando anche di aggiungere alcune domande, però in questo momento non sappiamo che cosa aggiungere. Ciao, Farlocco, che è qua che sta mangiando, e poi al massimo se sale, se si fa vedere, ve lo faccio vedere. Questa bestia infame che è diventata Sherlock, è gigantesco. È tipo un gatto gigante, è diventato adesso. E allora, partiamo allora con i preferiti del mese. Prima di tutto, argomento libri. Il libro preferito del mese non è stato un mese tantissimo propizio, ve lo dico subito. Però il libro che mi è piaciuto più di tutti, ed è stata la prima lettura che ho fatto di questa autrice, è Il Sepolto Vivo di Patricia Highsmith. Ve ne parlerò meglio poi ovviamente nel video dei libri. Sappiate che in teoria questo qui è il seguito del Talento di Mr. Ripley, che io non ho letto, ho visto soltanto il film, tra l'altro anni prima. Però un po' i ricordi del film, un po' perché comunque si capisce, sono riuscita a raccapezzarmi nel romanzo. All'inizio ho fatto un po' di fatica, però vi assicuro che è una lettura che merita tantissimo. Mi è piaciuto molto perché succedono non tantissime cose, ma c'è un grandissimo approfondimento dei personaggi. Dei personaggi che non sono i soliti, sono quasi tutti anti-eroi. Infatti la premessa è già una cosa, cioè si parte già da un fattaccio, no? Da una specie di inganno che Tom Ripley più altre persone hanno messo in piedi, per cui a me è piaciuto tantissimo, voi sapete che a me piacciono tantissimo comunque questi racconti un po' particolari con dei personaggi non per forza buonissimi, perciò è stata una lettura veramente entusiasmante. Tra l'altro ho lasciato a casa il romanzo prima di partire per la Turchia, per cui, cioè tipo mi sono domandata per 2 settimane come cacchio andasse a finire. Personaggio preferito ovviamente è Tom Ripley, personaggio ambiguissimo, ambiguissimo, non so neanche se si dice, però mi è piaciuto veramente tanto. E ho degli altri romanzi di Patricia Highsmith, ma non ho gli altri con protagonista Tom Ripley, che devo assolutamente accaparrarmi, andarmeli a cercare. Oltretutto, da quel che ho capito, la Bompiani li aveva ristampati tutti, poi in edicola è uscita l'edizione quella del Corriere della Sera che facevano riuscire tutti Patricia Highsmith. Infatti io ne ho un paio di quelle edizioni lì che le ho trovate su BookMok, e adesso mano a mano me li ricerco. Oltretutto, ah no, ve lo dico dopo. Oltretutto, vi fermo e ve lo dico alla fine del video, eventualmente. Il personaggio preferito femminile è una rilettura che ho fatto appunto quando ero in Turchia, che è Istantanea di un amore. Io ve lo faccio vedere in forma cartacea perché poi l'ho trovato alla fine. Però in realtà l'ho letto in ebook. Il personaggio ovviamente è Gerda Taro. Gerda Taro, fotografa e compagna per pochissimo, ahimè, di Andrea Friedman, Robert Capa. Ed è una donna meravigliosa, straordinaria, bravissima, bellissima, con un carattere pazzesco. Insomma, io sto sperando tantissimo che facciano quella serie su appunto la Magnum, che è questa l'agenzia strafamosa che ha fondato Robert Capa insieme a Ric Cartier-Bresson, David Seymour e l'altra persona, non mi ricordo come si chiama. Per cui, cioè, mi auguro che ci sia ovviamente dentro anche lei, anche se la Magnum è stata fondata dopo che lei è morta, però fa niente. Tra l'altro, se siete appassionati di fotografia e vivete nei dintorni di Cremona, che è vicino dove vivo io, al Museo del Violino a Cremona c'è la mostra della Magnum. È in collaborazione con la Magnum, io vado a vederla sabato, poi eventualmente se vi può interessare vi faccio sapere com'è, non vedo l'ora, sono già qua. Cioè, tipo c'è fino a febbraio, per cui faccio in tempo ad andarla a vedere 8 volte, credo, cosa che farò. Perché se merita è probabile che andrò a vederla più di una volta con la mostra, perché Robert Capa, ragazzi, è una cosa incredibile e meravigliosa. Poi, citazione o pezzo fa che yeah, è sempre tratto da questo libro. So di avervelo già citato, però è la parte in cui praticamente viene descritta la fotografia strafamosa, penso, che Robert Capa ha fatto Gerda Taro, di lei che dorme su questa specie di branda con sul pigiama appunto di lui. Ed è una foto meravigliosa. È quella che, se voi andate sul mio profilo di Twitter, c'è come foto, non so se si dice copertina, però è quella praticamente. Io l'adoro, quella foto è bellissima. Perché è naturale, è stata scattata così, di non vuol dire niente praticamente, se non traspare tutto l'amore che Robert Andrei provava per lei, ed è bellissima quella foto davvero. Poi il fumetto ce l'ho, anche se in realtà non è finito, perché queste cose carine che fa la Lion, praticamente voi sapete che Hellblazer della Lion sono tipo 4 numeri accorpati di Hellblazer, quello che esce
quello che è uscito in America. Per cui cosa è successo? Che praticamente mi hanno spezzato The Family Man, che è una miniserie interna di Delano, una delle ultime che ha scritto, che è su questo serial killer, appunto, che ammazza le famiglie. E la premessa era bellissima, infatti ero lì che già crogiolavo, giro pagina, bam, finita, perché praticamente c'è una mini storia di Grant Morrison adesso in mezzo, nel prossimo numero che è l'8 andrà avanti The Family Man. Il problema è che sono andata in edicola sabato, in edicola, in fumetteria sabato e l'8 non c'è. C'era il 9, il 10, l'11, ma non c'era l'8. Che bello, sono le cose divertenti queste che succedono. Non ho saggio, non ho la poesia perché non ho avuto tempo praticamente. In realtà ho letto un saggio, ma non mi va di dirvelo preferito di ottobre perché non è che mi abbia esaltato. Sì, è carino, però non era niente di iper esaltante da dire. Sì, caspita, è il mio preferito, mi è piaciuto talmente tanto che ve lo cito. Film. Allora, il film preferito del mese di ottobre, non posso dire quello di novembre, di quello di ottobre è Sinsidio, una donna per cui uccidere. So che a tantissimi non è piaciuto, però a me comunque ha divertito, vi ho fatto anche la recensione comunque, per cui eventualmente, non so, magari ve la linko sotto. Sta di fatto che nonostante abbia delle pecche questo film, ne aveva anche il precedente, ma nonostante questo, mi ha divertito forse di più del primo, proprio perché avevo già detto nella recensione che il primo aveva una seconda storia che era abbastanza lenta, che a me ancora adesso a riguardarlo non la guardo, se riesco la mando avanti, mentre questo sono riuscita a vederlo tutto senza mai annoiarmi e anzi me lo rivedrei volentieri perché veramente mi è piaciuto molto. Miglior film visto, stravisto e rivisto, recitiamo qui c'è un po' di ripetizione, recitiamo il grande amore della mia vita, Christopher Nolan, perché ho rivisto in televisione The Dark Knight Rises, il terzo e ultimo capitolo di Batman, posso dire in silenzio e sottovoce che penso sia il mio preferito tra i tre Batman di Christopher Nolan. Non mi interessa che ci abbia dei buchi di sceneggiatura, non mi interessa che abbia degli errori o delle cose un po' raffazzonate. Chi se ne frega, a me è piaciuto tantissimo, mi ha emozionata, la fine è stupenda e basta, e stop. E Christian Bale, insieme a Michael Keaton, unico Batman, non voglio neanche sentire parlare di Ben Affleck, ciao topo, e saluto anche lui. Anche tu non sei d'accordo su Ben Affleck, lo sapevo, visto, è stato un pianto perché ho detto Ben Affleck e Sherlock avete sentito, anche lui non è d'accordo. Miglior attore del mese è Joseph Gordon-Levitt, attore che adoro tantissimo, non soltanto per Sin City però questo mese, ma anche per 50-50, che ho rivisto, che se non avete mai visto vi consiglio di vedere, forse più in originale che in italiano, perché in originale, cioè in italiano mancano delle battute che ci sono in originale, mi spiego, le hanno tradotte male, perché io me le ricordavo in inglese, l'ho vista in inglese la prima volta, l'ho rivisto in italiano e mi ricordavo delle battute un pelino più volgarotte, però rendevano meglio perché effettivamente ci sta che due amici uomini si parlino così. Oddio, che anche io mi ci parlo così anche con le amiche donne, per cui non è proprio amici uomini, però in generale comunque sì, sono state un po' tagliate. È carinissimo, non è neanche proprio una commedia, è una dramedy perché insomma parte tutto dal fatto che c'è questo ragazzo, no, che ricicla anche, oltre ad avere una vita molto salutare, non fumare, nient'altro, che si ritrova ad avere il cancro, è praticamente uno di quei cancro che ha il 50% di possibilità di vivere o di morire. E poi ovviamente tratta anche del modo in cui tutti i suoi amici, familiari e quant'altro cercano di metabolizzare la notizia e di avere a che fare appunto con questa malattia di questa persona cara. È stupendo, veramente un film che mi è piaciuto tantissimo. Mi spiace che non sia famosissimo, che comunque non abbia avuto la risonanza che meritava, perché è una di quelle commedie, tra virgolette, indipendenti che meritano veramente di essere viste, ma che purtroppo, cioè, ce n'è una su un milione che salta fuori dopo tutti l'hanno vista. Questa qua non è una di quelle, mannaggia. Attrice preferita, la maestosissima, bellissima, io voglio essere come lei perché è troppo figa, Eva Green, che nella parte della femme fatale di Sin City mi è piaciuta da pazzi, lei veramente è uno spettacolo di donna. Cioè, se io rinascessi, voglio essere o lei o Christina Hendricks, una delle due, la scelta. Voglio dire, non è che punto proprio in altissimo, no? Serie televisive. Allora, la serie preferita del mese è, siccome si è conclusa, porca miseria, sono ancora qui che piango, sappiatelo, è Boardwalk Empire, la quinta serie Boardwalk Empire, 8 puntate al posto di 12. Vi parlerò meglio comunque di questa serie quando farò il video appunto delle serie televisive. Nel frattempo, se volete andarvela a recuperare, cioè avete 5 serie da vedervi, così poi ve ne parlo meglio. E niente, è una serie che comunque alla fine mi è piaciuta, come si è conclusa la quinta serie. Ha
avuto delle pecche giganti perché io tutti i flashback li avrei levati per dar più spazio alla storia, perché comunque ce n'era da raccontare. Siamo nel 31, cioè nel 31 in America, fino al proibizionismo, Al Capone viene arrestato, la nascita della mafia moderna, e invece no, ci dobbiamo ciucciare tutti i flashback sulla giovinezza di Naki, che sinceramente erano tutte cose che sapevamo tutti quanti ampiamente, che saranno capite dalla 4 serie prima. Però vabbè, sta di fatto che nonostante questo ha avuto delle scene talmente epiche che, cioè, non poteva non essere la serie preferita del mese. Veramente ha avuto una conclusione meravigliosa. Cioè, una parte è stata meravigliosa, l'altra era un po' telefonata, vi dirò, perché c'era un po' arrivata tipo la seconda puntata su come poteva finire. Effettivamente poi è finita così. Che per dirlo io, che di solito non mi accorgo di niente, ci vuol tutta. E niente. Però, insomma, comunque mi è piaciuta tantissimo. La gang di New York poi si vedeva molto, a parte un paio di puntate che non, tipo non si è vista. E questo è stato... E no, non si fa così, però per il resto c'erano e questo è l'importante. Miniserie, non so se considerarla miniserie, però io ve la considererei miniserie. Fino alla puntata di ottobre, delle puntate di ottobre, American Horror Story Freak Show mi piaceva tantissimo. Le ultime puntate che sono uscite adesso a novembre mi hanno un po' buttato, però fino ad ottobre era bella. Per cui questa ve la devo dire per forza. Poi l'avevo segnata tra l'altro all'epoca perché effettivamente mi stava piacendo molto. Le ultime puntate... Le ultime due non mi hanno entusiasmato particolarmente, adesso vediamo come prosegue, però è interessante perché è ambientato nel mondo del circo ed è per me è spaventoso, potenzialmente poteva essere spaventoso tanto quanto l'ospedale psichiatrico. Il problema dell'ospedale psichiatrico, voi sapete, a me è piaciuta fino alla settima puntata, poi da lì in giù è stato un obbrobrio, cioè il volerci infilare dentro tutto, se si evitava certi discorsi forse poteva venirne fuori veramente un capolavoro. Freak Show per adesso è un pochino, cioè si mantiene su questa cosa del circo, dei mostri del circo, per cui del soprannaturale del circo e basta, cioè non ci ha infilato altre cose dentro a caso così, tipo che ne so, venerdì 13, no, che c'entrava un tubo. Per adesso sembra abbastanza lineare, vediamo un po' come prosegue, ecco, cioè, ce n'è del tempo per fare dei casini. Attore preferito in realtà sono tre. Uno è Michael Zegen, che appunto interpreta Benjamin Bugsy Siegel, Vincent Piazza, che fa Charlie Lucky Luciano, e Anatoly Youssef, che fa Meyer Lansky, la gang di New York, ovviamente, di Boardwalk Empire. In questa serie sono stati veramente meravigliosi, perché poi si è capita tantissimo la loro crescita, anche come attori e come personaggi. Cioè, io me li ricordavo nella prima serie, che erano degli sgangherati, che avresti preso a cazzotti perché sembravano dei ragazzini, a volte come litigavano, proprio i ragazzini del parco giochi, no? Uguale. Invece nella quinta, cioè si vede che sono passati 7 anni, però noi non lo sappiamo perché quei 7 anni non li abbiamo visti, però c'è, cioè, tutti posati, tranquilli, tipo Lucky Luciano che è quello che si incavola di meno, cioè soltanto un momento in cui si incazza veramente, per gli altri è tutto tranquillo, anzi è quello che praticamente cazza la gente, no? Che lui in realtà era quello che, cioè, ogni 3x2, no, prendeva e se poteva scazzottava, insomma ha fatto un cambiamento radicale. Ogni tanto mi spaventavo perché dicevo, Charlie fa qualcosa, incavolati anche tu, porca miseria. Attrice preferita, nonostante il suo personaggio mi stia sui marroni proprio in una maniera agghiacciante, è Claire Danes, che interpreta appunto Carrie Mathison nella quarta serie di Homeland. Homeland a me piace abbastanza questa quarta serie, anche se... un po' lontana dagli antichi fasti della prima e della seconda serie, cioè lei come attrice mi piace, come vi dicevo, il problema è il suo personaggio, che io insomma lo brucerei se potessi, perché a volte è veramente senza scrupoli. La cosa bella è che appunto è tornata a Carrie della prima serie, cioè un pochino meno smielata, è un po' più stronza, manipolatrice, sfruttatrice, via dicendo. La cosa brutta è che ti fa dire, caspita, però, cioè, con tutte quelle che ti sono successe, veramente non sei cambiata un po'. E poi continua a litigare col povero Quinn, che è il frenzonato de della serie, che vabbè mi fa la tenerezza. Anche Quinn è un personaggio così cazzuto, no? Cioè, non ti far mettere sotto questa stronza, fa qualcosa, reagisci Quinn, porca miseria. Comunque, vedremo come si evolve questa serie. Io la sto seguendo in italiano, per cui sono indietro, penso, di un paio di puntate rispetto all'America. Il momento Fuck Yeah me l'ha dato un telefilm a cui non avrei dato 2 soldi quando è uscito, però ultimamente mi sta piacendo, lo so che non dovrebbe, però mi piace, ed è Constantine, che lo so che lui si chiama nel telefilm John Constantine, però non si pronuncia così, si pronuncia Constantine. Lo dice anche John nel fumetto, per cui vi prego, chiamatelo Constantine, grazie. Che sarebbe appunto quello tratto da Hellblazer. Il momento Fuck Yeah è stato nella fine della prima puntata, poi nella seconda si vedono i disegni di Zed, praticamente Zed sogna
John e fa dei suoi ritratti. Il problema è che tra i suoi ritratti ci sono le copertine dei fumetti, no? Le copertine più famose dei numeri del Blazer, tipo del primo numero, sono sicura di averla vista, che quando ho visto quello ho cacciato un urlo, ho detto no, non ci posso credere, più altri numeri più avanti, e insomma questo è stato un momento abbastanza fuckyé. In realtà mi sta piacendo, l'ultima puntata mi ha fatto ridere tantissimo, solo che di novembre non me la posso citare, ve la citerò magari il mese dopo perché veramente... Cioè, Matt Ryan come John Constantine mi piace tantissimo perché l'ha preso in pieno il personaggio. Temo che la cancelleranno la serie, per cui non dico niente, sto zitta, è meglio. Il momento Don't Cry chiaramente è stata la fine di Boardwalk Empire perché è finita un'era, 5 serie è finita, a me piaceva tantissimo. Ho pianto abbondantemente durante l'ultima puntata, mi mancherà, è una serie che veramente ha fatto epoca. Sì, vuoi venire a salutare? Vieni. Fa vedere quanto sei diventato ciccione e gigante. Ciao, saluta, ragazzuole e ragazzuole, buona visione, buone letture, buon telefilm, fatemi sapere quale telefilm avete visto voi, consigliatemi anche delle letture, ma soprattutto dei telefilm che voi sapete che io sono sempre qua dietro a guardare telefilm. Ti saluta, fai ciao, ciao, Cerlito. E ciao anche voi, buona serata e buona cena, visto che è quasi l'ora. Ciao, ciao.